Buonasera pubblico di Porta a Porta, buonasera a Manlio Di Stefano, sottosegretario agli affari esteri per il Movimento 5 Stelle. Voi state tranquilli, si può andare avanti così? Credo, mi sono spaventato. Credo proprio non di sì. Non era soltanto il Presidente del Consiglio che era venuto a trovarci. Sì, ma state tranquilli. Io credo che l'errore che si sta facendo è raccontare tutta questa crisi come se stessimo giocando a risico. Nel senso che è chiaro che la maggioranza parlamentare ha impegnato purtroppo questi ultimi 4 giorni e non l'avremmo voluto perché andavamo avanti tranquillamente come stavamo. E altrettanto tranquillamente, insomma, mica tanto. Con le normali turbolenze di quando hai un po' troppo ego dentro la maggioranza, però comunque si andava avanti. Dall'altra parte siamo trovati oggi a risolvere un problema che era quello di una maggioranza, di una fiducia nelle Camere. Se ora dobbiamo iniziare a ragionare sul fatto che Renzi possa scientificamente a quel punto minare il lavoro di tutte le singole commissioni dove lui potrebbe essere decisivo, significa che davvero tutto l'impianto di quello che ha detto Renzi anche in aula ieri, cioè che lui è un patriota che attiene al paese, crolla miseramente perché blocca di fatto l'attività del governo e del paese. Quindi, perché lo dico? Per rispondere alla domanda che farei a posto suo, dipende se sono in buona fede o in malafede. Se sono in malafede, quello che avete raccontato succederà. E quindi, diciamocelo chiaramente, se così dovesse essere, ce ne possiamo andare a casa tutti. E per me è un danno da cittadino, lo dico, per il paese. Se invece vuole essere in buona fede, porterà i suoi temi ancora una volta e quelli che saranno condivisi dalla maggioranza si porteranno avanti nelle commissioni. Per quello dico, la partita è ancora aperta e io dico sempre non con Renzi più di tanto, ma con quelli che hanno buon senso in Italia Viva, che è ben diverso. La coincidenza temporale con il dover presentare il piano in Europa e siamo tra i ritardatari acclarati e il Covid che va avanti dall'altra parte, credo che dovrebbe imprimere al dibattito forse anche altro tipo di sostanza, insomma. Ma non è infatti una coincidenza temporale, è la scelta di Renzi scientifica. Cioè, proprio il fatto che il presidente Conte, perché io sono un po' stanco del racconto che fino ad ora si è scherzato e ora c'erano da spendere i soldi del recovery plan, nel senso che quei soldi arriveranno proprio perché si è lavorato bene col presidente Conte ed è forse il motivo, ma sarò malizioso io, per il quale Renzi ha scelto di fare ora questa crisi, perché quei fondi probabilmente li vuole spendere lui o li vuole fare spendere diciamo, a chi lo sostiene, mettiamola così. Credo che proprio la risposta a questa crisi sia ricompattare il Parlamento e la maggioranza e creare tutti quei progetti che servono oggi al Paese. Anche, scusatemi, la storia del essere in ritardo sul recovery plan. Io ci ho lavorato direttamente che la Farnesina fa l'interfaccia ovviamente verso anche le istituzioni comunitarie sul recovery plan insieme a Palazzo Chigi. I progetti devono essere consegnati entro aprile. Sì, però gli altri già l'hanno consegnati. Qui non vuol dire essere in ritardo, vuol dire che qualcuno, che tra l'altro doveva presentare 30 miliardi, noi 209 miliardi, quindi sono altra entità di progetti, da presentati un po' prima, e noi a gennaio sono per aprile. Tanti però siamo presentati. Ma infatti prima. Noi siamo il paese che prenderà la più grande fetta, 209 miliardi su 700, quindi è chiaro che abbiamo 4-5 volte i progetti che hanno gli altri, è normale che ci vorrà un po' però, più di tempo. Non mi dica che prima, quando Renzi stava in maggioranza, voi del Partito Democratico andavate d'accordo. E che c'entra questo però? I ritardi derivano dal fatto... Gennaio per aprile non mi sembra un ritardo. Scusi, come è successo con la Lega? Quando si mettono insieme due partiti che sono legittimamente molto diversi, ieri voi con la Lega, oggi con il Partito Democratico, ci stanno dei problemi. Perché avete programmi questo diversi, però è chiaro, interessi diversi. Questo però prescinde dal momento politico, nel senso infatti, che... infatti, perciò non è che i problemi li ha creati Renzi, i problemi c'erano. Diciamo che con la scomparsa del bipolarismo avrai sempre questo tipo di gestione parlamentare, qualunque siano le maggioranze. Infatti sentivo poco fa... e Lollobrigida dire parlare dell'esperienza del governo giallo-rosso, quindi Lega e Movimento 5 Stelle, e dire non l'abbiamo sostenuto perché non ci trovavamo nella loro visione. E peccato che c'era dentro il loro maggior alleato che è Salvini. Quindi mi sembra strano, cioè è per dire cosa questo? Non riesco a capirlo, spiegaci. Per dire semplicemente questo, che tutte le prossime maggioranze, i prossimi governi avranno a che fare con partiti e leader con visioni spesso divergenti e dovranno trovare una sintesi in Parlamento. Quindi questa dinamica, che non affascina secondo me nessun italiano in realtà, deve essere risolta semplicemente al più presto possibile per ricominciare a correre come il Paese vuole. Lo avete detto in Parlamento, non è quello che diceva Fubini, 32 miliardi non sono spese, sono i ristori che dobbiamo dare ai ristoratori, agli albergatori, al turismo, alle arti audiovisive, a tutti quelli che non hanno guadagnato niente in questi mesi. 140 miliardi che avete avuto a disposizione, che lo abbiamo chiarito, se vuole andiamo a fare l'esempio dei monopattini. Mi pare che su questo ci sia qualche segnale di portarsi avanti, cioè Gualtieri ha detto che bisognerà spostare avanti il divieto di licenziare per settori particolarmente in crisi
e forse sì, proroga anche la cassa integrazione, questa è la vostra intenzione? Su tutto questo si sta lavorando. Mi lasci però, Vespa, partire intanto dal dare il benvenuto al presidente Biden. Chiaramente è significativo della vicinanza che c'è tra i nostri paesi, non soltanto le parole del governo, ma anche visivamente il fatto che l'inno sia cantato da una donna di origini italiane. E questo è significativo del legame profondo che c'è tra i nostri paesi e che è intramontabile al di là dei governi. Dico al di là dei governi perché io quello che non ho gradito in queste ultime settimane è stata l'etichettatura dei presidenti americani come amici di o nemici di. Gli Stati Uniti d'America sono e rimarranno sempre l'alleato numero uno dell'Italia, indipendentemente dai governi, e questa è una buona garanzia per gli italiani e anche per gli statunitensi. Quindi questo va, secondo me, ribadito. E non si possono paragonare i modelli, onestamente. Sono forse i due modelli più distanti al mondo, quello americano, statunitense, e quello italiano. Proprio oggi leggevo un'indagine dell'ISPI che, ad esempio, evidenziava come il gap salariale tra una famiglia afro in America e una famiglia diciamo, di bianchi americani è di oltre $35,000. Questo tipo di disparità legate al nucleo familiare in Italia non esistono. Perché non esistono? Perché abbiamo una tradizione ben distante dalla totale deregolamentazione dei diritti, diciamo, che c'è in America legati al lavoro, banalmente, quindi la mobilità, diciamo, che partiamo come meglio. Piace dire la mobilità, e abbiamo strumenti di cui io continuo a ribadire ci onoriamo di aver introdotto, come reddito di cittadinanza, che durante il Covid ha evitato a 2,9 milioni di persone di andare in povertà assoluta. Questi strumenti, che sono un po' l'emblema dell'Europa, non soltanto dell'Italia, c'è da dire, sono la grande differenza. È il modello giusto contro quello sbagliato? No, è un altro modello. Io credo che un'emergenza come quella del Covid sia il modello migliore, però. E i 108 miliardi, sono totalmente d'accordo con Sorgi, erano chiaramente l'ambulanza che ti arriva ad aiutare, chiaramente. Per quello ora la scommessa vera è sul recovery plan, perché quei 209 miliardi noi li vediamo come quelli della ripartenza, non dell'emergenza. Allora, ed è lì che la spesa va fatta Fubini, bene. Per ripartire, intanto sei d'accordo sul fatto che 108 miliardi erano tutti pronto soccorso e quindi vabbè, sono serviti ad arginare situazioni disperate e che adesso invece il futuro si comincia a disegnare con il recovery plan? Allora, sentiamo un momento soltanto alcune precisazioni. Intanto non è vero che abbiamo l'aumento di riduzione di PIL più alto d'Europa, anzi abbiamo paesi come la Francia che stanno messi peggio di noi, la Spagna peggio di noi, la Germania praticamente quasi come noi, la Gran Bretagna peggio di noi. Quindi quello è un problema Di caduta di PIL rispetto. Sì, per dire cosa questo, sì. Che è il riflesso della pandemia, c'è poco da discutere attorno a questo. E misure come il super bonus, io pensavo che in realtà da sole 24 ore potesse arrivare soltanto un applauso, perché ha creato soltanto quest'anno 10.183 nuove imprese. Fubini scrive sul Corriere della Sera. Sì, scusatemi, sul Corriere della Sera. Cioè 10.183 nuove imprese, ed è una misura strutturale, perché cosa stai facendo? Efficientamento energetico, risparmio quindi per le famiglie sia nell'immediato che nel futuro, crei posti di lavoro. È esattamente la misura che l'Europa ci chiede, tant'è che uno dei tre pilastri del recovery plan indicati dall'Unione Europea è Greener EU, quindi più verde e più sostenibilità, esattamente quello che vuoi. La nostra nazione ha una ricchezza importante, i nostri risparmiatori, le persone hanno messo da parte soldi anche per le generazioni a venire. Ecco, qualcuno immagina di prelevare questo tesoretto e ripianare i debiti dello Stato. Noi ragioniamo all'inverso, bisogna semplificare lo Stato, renderlo più efficiente. Perché non rimaniamo su un sentiero di verità? È stata bocciata in aula. Abbiamo Leo che ha ribadito questo concetto, Orfini che altro, non è stato ritirato. Perché dice che la maggioranza la vuole fare? È stato ritirato ieri è stato ribadito da Fratoianni in aula che ripresenteranno quella proposta. Che è una sua proposta, ma la maggioranza non la sostiene. Ma fa parte della vostra, è la vostra terza gamba, come ricordate. Ma l'abbiamo bocciata. Perché dice che la maggioranza la vuole inserire? Il combinato disposto dal ragionamento, ci saranno tasse, noi vorremmo eliminare questo ragionamento e dire si lavorerà per uno Stato più efficiente, vicino alle imprese, perché sono le imprese che sono andate in difficoltà in questa fase. Chi lavora per il pubblico, anche noi, lo stipendio a fine mese lo riceviamo. Il problema è di chi invece ha sempre lavorato, pagato le tasse, tenuto in piedi il carrozzone, che oggi questo stipendio non lo riceve più. Non c'è stato ammortizzatore sociale di nessuna natura, anzi gli abbiamo creato difficoltà burocratiche ulteriori. Lo so così bene che in Farnesina abbiamo messo 3,5 miliardi proprio per le imprese che esportano, e un dato interessante, proprio il mese di novembre, sul novembre 19, quindi pre-Covid, cresciamo
siamo nell'export anche rispetto all'anno precedente. Come lei sa bene, in legge di bilancio 5 miliardi e mezzo per la cooperazione internazionale potevamo invece spendere per sostenere le imprese di casa nostra, che era forse l'emergenza più utile. E mi permette di dire, sottosegretario Di Stefano, sul Venezuela, per esempio, il riconoscimento dell'anti-Maduro è stato un risultato molto positivo. Spero che in questa agenda lei abbia voglia di cambiare la sua opinione sul Venezuela e magari dare forza a Guaidó per liberare quel popolo dall'oppressione comunista. Io immagino che lei non conosca la mia visione sul Venezuela, altrimenti non parlerebbe così. La conosco bene, la sua visione. La conosco i venezuelani. Siccome non amo banalizzare come sta facendo lei, parliamo di quello che conosciamo, e quindi lei non può parlare di Venezuela, evidentemente. Beh, su Venezuela ci saranno due politiche estere del governo. Lei lo riconoscerà, Guaidó? Come fa Biden? Il Movimento 5 Stelle pensa in un modo venezuelano non ha votato Guaidó presidente, quindi è ovvio che non lo possiamo riconoscere. Ah, ecco, invece evidente, Biden lo riconoscerà. Quindi, mi pare ovvio, perché sono state elezioni, mi pare ovvio, no? Dai. Ma voi sperate nell'arrivo di persone di Forza Italia? Io spero semplicemente in una maggioranza e in un governo solido. Però forse è chiaro che il problema oggi, e lo diciamo da tempo contro tutti, è l'assenza di vincolo di mandato. Nessuno vorrebbe quello che sta succedendo oggi in Parlamento, ma quello che succede oggi in Parlamento è legato al fatto che dal PD, con cui si era fatto un accordo di governo, è uscita una grossa fetta dopo le elezioni, e quindi grazie al fatto che non c'è vincolo di mandato, e ha potuto far cadere il governo. Esattamente quello che succede purtroppo da 60 anni a questa parte in Italia. Allora, io vi ringrazio. Grazie e introduco la...